Euro Regione News. Tiare pubblico in estasi con gloria. Grazie alla tiara di Villes, ascoltare Gloria Gaynor in concerto è stata una straordinaria opportunità che ha richiamato un grande pubblico che, agitando i LED dei cellulari e ricordando i bei tempi della disco music, ha intonato insieme alla Gaynor, alla tiara, per la sua unica data in Italia, i brani più famosi, quelli che hanno alimentato il fenomeno socio-musicale della disco music. Gloria Gaynor, icona della disco music, fenomeno che si può dire iniziò con il suo album Never Can Say Goodbye del 1974. Disco music che dal 1977 esplose in tutto il mondo, ma già nel 65, 10 anni prima dell'album Never Can Say Goodbye, Gloria scrisse e pubblicò She'll Be Sorry. Ma Gloria, cantante statunitense di origini afroamericane e appassionata a generi musicali come soul, jazz, blues, sin da bambina, diventa famosa in tutto il mondo con il brano I Will Survive, nel 1978 incluso nell'album Love Tracks. Nel 1983 un altro successo di Gloria Gaynor, I Am What I Am. Poi la disco music perdette gradualmente forza e Gloria Gaynor lasciò la musica per dedicarsi alla recitazione in sitcom americane. Passarono 20 anni ed ecco il ritorno della Gaynor in sala di incisione nel 2002 con l'album I Wish Love. Con il tour 2019 l'artista presenta il nuovo album Testimony, rilasciato lo scorso giugno, un'opera musicale che esalta la sua grande versatilità canora, dove grazie ad alcuni brani gospel Gloria Gaynor mostra la sua vicinanza alla soul music. Nell'album Gloria si avvale di importanti collaborazioni. Abbiamo incontrato la direttrice del Tiare Shopping di Villes, Giulia Boiano, che insieme al responsabile marketing Floriana Ponticelli e ai collaboratori ha coordinato il calendario degli eventi musicali estivi del Tiare, tutti di rilievo, che si è conclusa appunto con il concerto di Gloria Gaynor. Giulia Boiano ha confermato la strategia anche per i prossimi anni, con progetti ed investimenti che porteranno all'ampliamento di strutture e aree dedicate allo spettacolo. Sì, questa è la strategia. È la strategia che stiamo provando a portare avanti ormai da 3 anni con questa iniziativa Tiare Music Days, che ormai si ripete già da 3 anni e che ci vedrà molto molto impegnati negli anni prossimi. Abbiamo in apertura un'arena da circa 2000 posti interna che ci consentirà di ospitare anche concerti nel periodo invernale e un'area concertistica all'esterno che ci consentirà invece di accogliere le persone in un modo più comfortable per l'anno prossimo. Abbiamo già un calendario fissato e degli artisti internazionali che ci visiteranno anche l'anno prossimo, ma che non posso anticipare perché un minimo di suspense bisogna sempre lasciarlo. Già comunque qui avete dei grandi spazi che sono allestibili dal punto di vista, diciamo, dello spettacolo, quindi fate qualcosa di più anche dal punto di vista della struttura. Questo è un progetto sul quale stiamo lavorando già da 1 anno e mezzo e che ci vedrà sicuramente attivi già a partire da marzo. Abbiamo un'area bellissima con un investimento molto importante che farà l'azienda, diciamo, nei prossimi mesi. Euro Regione News.